Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Secondo Brunetta, Renato, forzista, cioè di Forza Italia, l'ex ministro crede che la Lega odia Forza Italia e che Salvini pensa solo a farci fuori, dice Brunetta. Beh, intanto parla di Iole, dice, racconta, era la mia vicina di banco quando era alla Camera. Era una socialista come me, una militante da combattimento, piena di passione, politica, schiva da ogni protagonismo. Nei suoi interventi in aula sulla giustizia c'era preparazione ma anche tanto cuore. Ho ancora in mente l'immagine di lei che balla per la felicità la notte delle elezioni in cui diventò la prima donna governatore della Calabria. Un esempio, dice l'ex ministro. Incontri Brunetta, ex ministro del Vaffa Facile, uno dei corridoi della Camera tra la vicenda della Santelli e la elezione sul MES, votata solo da Forza Italia 2 giorni prima. Lo trovi impregnato di orgoglio forzista, quindi Brunetta è un forzista convinto, mentre molti non lo sono più. Molti pensano a Forza Italia come un luogo dal quale cercare di fuggire, perché è un partito che è passato dal 17 al 6, poi c'è il taglio dei parlamentari e poi c'è forse il partito che sparisce. E poi verranno rieletti solo i raccomandati, i big, quelli famosi, mentre tutti gli altri si sentono già licenziati. Beh, Brunetta è uno di quelli che sarebbe rieletto, e quelli della cerchia ristretta di Forza Italia che difende il partito che potrebbe sparire. E così se la prende poi con gli alleati di coalizione. Poi parla appunto di Roberto Gualtieri, dice sarebbe risorse immediatamente utilizzabili per l'emergenza e costerebbero 10 punti di meno di interesse rispetto ad ogni titolo immesso dello Stato sui mercati. Quindi non ci sarebbe nessun costo economico, semmai il costo sarebbe politico, sta parlando del MES. Sì, il MES. L'utilizzo di questi fondi è molto più economico, costa meno, gli interessi sono più bassi e se l'Italia deve comunque chiedere dei soldi, lui dice, beh, ci sono lì, ha un costo più basso e secondo molti non ci sono condizionalità, ma nel MES ci sono e come. La prima condizionalità è proprio quella che non ci sono condizioni, cioè il MES per sua natura, le sue regole possono essere cambiate sempre in qualunque momento in corsa, in quanto strumento di ultimo approdo per uno Stato fallito. Il MES nasce come meccanismo salva Stati, cioè l'ultima frontiera, ed è per questo che il MES può cambiare le sue regole sempre e comunque, perché di fronte ha sempre uno Stato fallito a cui ha prestato i soldi. Quindi dice, beh, prima facevi così, adesso ho cambiato idea, fai in un altro modo, perché sì, per ridarmi i soldi ho deciso che devi fare in un altro modo. Questa è l'essenza del MES. Quindi sono soldi, sì, dove gli interessi sono più economici, però prima di tutto bisogna restituirli questi soldi. E secondo è rischioso, ma molti fanno finta e omettono questa loro rischiosità. E poi comunque Brunetta se la prende con tutti, dice, non trattiene la rabbia, dice, il governo ha compiuto un atto criminale a non dare seguito al piano per la sanità del ministro Speranza che era già pronto a maggio. C'era bisogno di ricorrere al MES, ma non lo ha fatto per una semplice ragione. Ha avuto paura di infrangere un tabù ideologico grillino. Ha preferito garantire la coesione della maggioranza a scapito della sicurezza del paese. E l'apertura al MES fatta da Conte a Capri è un'ammissione di colpa. Ha capito che per far fronte alla domanda di tamponi, di reagenti, di vaccini antinfluenzali, per risolvere il problema del Covid nei trasporti pubblici e nelle scuole ha bisogno di risorse che non ha e la gente è sempre più inferocita anche perché i responsabili restano al loro posto. Però Brunetta non dice che il MES va utilizzato solo per spese sanitarie,
inerenti al Covid, non ci si possono comprare gli autobus per il trasporto. Poi è ovvio che quando i soldi arrivano, i soldi non hanno nome, sono tutti insieme e quindi dice: ma quelli sono del MES? No, questi sono i soldi che sono qua, ci sono anche quelli del MES, ma chi l'ha detto che questi sono del MES? Dove sta scritto? Quindi c'è un problema di fondo. Chi chiede questi soldi del MES, che devono essere utilizzati solo per spese sanitarie inerenti alla malattia, non spese sanitarie in generale, sa perfettamente che sta compiendo con la sua richiesta un illecito verso l'Europa, la utilizzazione in modo diverso di quei fondi, facendo leva, beh, i soldi non hanno nome, sono tutti qua, cosa vuol dire? Ecco. E così Brunetta dà poi anche un volto ai colpevoli, no? E secondo lui i colpevoli ci sono tanti, dice: abbiamo l'approccio accademico dei professori, negli sms che mi invia riconosce il contributo costruttivo che tento di dare, solo che mi ricorda certi ministri di C, quelli che erano convinti che il tempo risolvesse i problemi. Nelle emergenze però il tempo non è una variabile indipendente, se una bombola di ossigeno arriva 5 giorni dopo il paziente muore. Dovrebbe comprenderlo anche il ministro Gualtieri, che nel NADEF non ha fatto nessun cenno al MES. Io sono orgoglioso che Forza Italia l'altro giorno abbia votato da sola con l'astensione al voto dei renziani. E qualche voto preso qua e là, una risoluzione a favore del MES. Il tempo ci darà ragione. Poi dice: io col Premier parlo senza nascondere il sarcasmo, mentre con Salvini non ci riesco. E non è che non abbia il suo numero di telefono, è lui che non risponde, non risponde neppure a Berlusconi. Se vuoi comunicare con lui, dicono che devi passare attraverso la senatrice Ronzulli. E la stessa cosa vale con Giorgetti, lui neppure ti saluta. Magari perché ha paura che lo riferiscano a Salvini, e pensare che siamo in queste condizioni per Salvini, è lui che ha regalato la centralità ai grillini, accettando di fare un governo con loro che avevano avuto meno voti della coalizione di centrodestra, è lui che con il papete ha aperto la strada pure al Conte 2, in cui il PD per antisalvinismo ha accettato l'egemonia dei 5 Stelle. E così, secondo Salvini, una mezza sciagura per il centrodestra, secondo Brunetta, si sbaglia, puntualizza, a dire che Salvini è il leader del centrodestra, anche perché non vuole esserlo, pure a livello territoriale. La coalizione va bene se ci sono candidati leghisti o vicini alla Lega, altrimenti boicottano. Questa è l'idea di Brunetta su Salvini, sul centrodestra. E poi si lamenta che Salvini non gli risponde al telefono, ovviamente, no? Dicendo che pensa solo a fare fuori Forza Italia, che naturalmente Forza Italia è anche un bacino di voti moderati che fa gola a tutti, visto che il partito sta piano piano spegnendosi, diciamo così. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.